amici di Animazione Compleanni. In questo tutorial vi mostrerò come fare una colonna dell'antina con tema marino. Prima cosa dovete gonfiare 4 palloncini azzurri in questa dimensione e legarli per prima cosa a coppie e poi unire le due coppie in modo da formare un gruppetto da 4. E dovete metterlo alla base della colonna. Poi dovete gonfiare 3 palloncini verdi, lasciarli sgonfi di 4 dita più o meno, e iniziare a piegare il palloncino, dandogli una forma un po' a zigzag. Dovete fare la stessa cosa con altri 2 palloncini verdi, poi unirli tutti e 3 insieme un attimo, queste diventeranno le nostre piante marine. Poi dobbiamo gonfiare altri 4 palloncini azzurri, però un pochino più piccoli, come prima unirli per formare un gruppetto da 4 e aggiungerli alla nostra colonna. Ora prendiamo 2 palloncini blu e 2 palloncini modellati di azzurri, li lasciate sgonfi tutti e 4 di 3 dita e andate a passarli al di sotto dei palloncini piccoli azzurri azzurro e lo facciamo girare attorno al paletto. Alla fine, con la parte sgonfia che rimane, lo leghiamo. Adesso partiamo con il palloncino blu, lo facciamo stare vicino al palloncino azzurro. Facciamo la stessa cosa anche con gli altri 2 palloncini, mantenendo i colori alternati. Prendiamo altri 4 palloncini azzurri, grandi come gli ultimi che abbiamo messo, cioè quelli piccolini, e li andiamo a mettere alla fine dei palloncini modellabili. Poi facciamo come abbiamo fatto prima, con un'altra coppia di palloncini blu. E un'altra coppia di palloncini azzurri. E arrotoliamo come abbiamo fatto prima. In questo caso non servirà tutta la lunghezza dei palloncini, per cui quando arriviamo alla fine del nostro paletto facciamo uscire l'aria in eccesso, facciamo un nodo e poi fissiamo un palloncino.
e la colonna è pronta. Ora andiamo ad aggiungere le alghe verdi, facendole passare come prima al di sotto dei palloncini azzurri piccoli. Per fare in modo che le nostre alghe restino qui davanti alla nostra composizione, usiamo un pezzetto di palloncino verde in gonfio e leghiamo tra di loro. Ecco qua, la composizione colonna marina è pronta con la tartaruga, due piccoli polipini, un pesce con le sue bolle e il polipo grande. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, se vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace e non dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube. Ciao a tutti, al prossimo video!